Ciao a tutti e benvenuti sul salotto di Sara. Mi vedete con la bandana, il fularino, perché semplicemente la mia allergia alla colla dei cerotti è esplosa e quindi niente, non posso usarla per qualche giorno perché ho un brutto sfogo con alcune bollicine. Sto usando una crema cortisonica apposta, ma bisogna aspettare e soprattutto non devo usare i benedetti cerotti perché sennò è una tragedia, quindi mi sono ingegnata con cose strane. Se mi seguite su Instagram avete visto, mi sono fatta addirittura una copertura per l'occhiale all'uncinetto, cioè della roba fuori dal mondo. Ci ricolleghiamo alla mia allergia alla colla per parlare dell'argomento di oggi che avrete letto nel titolo, ovvero assorbenti e SalvaSlip lavabili. Come sapete, negli assorbenti del SalvaSlip normale c'è lo strato di colla sotto per far aderire l'assorbente SalvaSlip alle mutandine e io sono allergica anche a quello, sono allergica a tutti i tipi di collante. Cosa succede? Che questo, quando l'assorbente o SalvaSlip si sollevano leggermente e si attaccano alla pelle, mi crea la solita irritazione che mi è venuta anche sul viso, bollicine e tutto rosso, dolore, insomma, per me è sempre stato un grosso problema. Per anni mi sono rifiutata di approcciarmi a soluzioni alternative come la coppetta o assorbenti SalvaSlip lavabili. Per quanto riguarda la coppetta, avevo proprio dei dubbi nell'utilizzo della coppetta in sé per sé. E non mi convinceva, non credevo di essere capace, per tanti motivi non credevo di riuscire ad utilizzarla, invece poi mi sono sbagliata ed è molto molto comoda. Per quanto riguarda invece gli assorbenti lavabili, ero più che altro titubante per il discorso del lavaggio, per il discorso del doverlo stendere, e per il discorso di averli in casa, insomma, da lavare. Era tutto un imbarazzo mio di avere a che fare con il ciclo, che è una stupidaggine perché io non sono una persona né retrograda né niente, quindi era proprio tutta una cosa nella mia testa, nata da chissà cosa. Sarà forse dei racconti delle nonne che parlavano appunto di questi assorbenti da lavare, quelli dell'epoca ovviamente, che erano semplicemente delle strisce di cotone in maniera terribile, della scoperta degli assorbenti come la cosa più bella del mondo. Non so, qualcosa mi deve essere rimasto e qualcosa mi deve aver turbato per anni. Fino a che, a fine aprile, ennesima irritazione da SalvaSlip, da assorbenti, non ne potevo più. Ero veramente stufa, 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 al che ho ordinato assorbenti, SalvaSlip lavabili e coppetta e ho detto: boh, basta, adesso proviamo perché non è possibile che tu ti devi affrontare un'altra estate con l'inferno, con le irritazioni, con la crema al cortisone. Ma, cioè, ma sei proprio stupida, sei allergica, ma perché ti devi far del male da sola? E allora mi sono convinta e ho acquistato diverse cose. Allora, per prima cosa ho acquistato dei SalvaSlip lavabili. I miei sono in PUL, che è un tessuto impermeabile, la parte interna è microfibra, mi sembra di bambù, e la parte esterna è sempre bambù, cotone di bambù, se non vado errato. Allora, questi qui sono i SalvaSlip, che semplicemente hanno dei bottoncini. E questo è come rimane il vostro SalvaSlip sulla mutandina. Voi lo attaccate come un normalissimo assorbente con le ali. Poi ho preso degli assorbenti medi. Questo qui è sempre PUL o PUL, è la parte impermeabile, quindi il vostro flusso non uscirà poiché non attraverserà questa parte. L'interno è sempre microfibra e l'esterno è sempre cotone di bambù, se non sbaglio, in quel caso mi correggerò con un asterisco sotto, però al carbone. Io questi qua a volte li utilizzo anche come SalvaSlip e se devo stare via più tempo, durante la giornata li preferisco perché sono più lunghi e coprono meglio. Come vedete sono leggermente più lunghi, sono circa 25 cm e seguono meglio, tengono meglio. Se devo tenerli di più durante il giorno, preferisco questi, mi piacciono molto. Infatti li ho ordinati anche in bianco. Vanno benissimo anche per il flusso.
Come sapete, io utilizzo l'anello anticoncezionale. Potete trovare il video da qualche parte quassù nelle info, vi metterò tutto. E quindi non posso usare la coppetta nel giorno in cui inserisco l'anello. Però nel giorno in cui inserisco l'anello io ho ancora il flusso e quindi devo utilizzare gli assorbenti lavabili. Ovviamente, dal momento in cui inserisco l'anello, nel giro di qualche ora il flusso diminuisce per azione degli ormoni, ovviamente, che vengono assorbiti, però necessito comunque di una protezione. Devo dire che sono ottimi, non mi sono assolutamente macchiata, comodissimi, veramente super. Per lo stesso motivo, per la notte in cui indosso l'anello, ho preso degli assorbenti un po' più grandi, in verità un po' tanto grandi, non me li aspettavo così, sono quelli per i cicli più forti e per la notte. Non me li aspettavo così grandi, però vi devo dire una cosa, sono veramente comodissimi. Questi hanno il doppio bottone, penso per potersi adattare anche a slip con la parte sotto un po' più ampia, magari appunto per la notte uno preferisce indossare degli slip un po' più comodini e quindi sceglie magari i classici mutandoni della nonna, per intenderci. Inizialmente io ero un pelo perplessa quando mi sono arrivati perché ho detto: accidenti, sono veramente grandi, saranno scomodi. Invece, assolutamente no. Ora, non so se uscirei con questa cosa, cioè se li metterei durante il giorno, perché secondo me questa parte qua che va a contatto con il sedere si nota, cioè nel senso, con un paio di pantaloni normali, secondo me si vedrebbe, però per dormire io vi assicuro che il comfort è impagabile. Questa parte qua è morbidissima, a parte il fatto che non danno proprio la sensazione di assorbente, cioè vi sembra solo di avere gli slip del cotone normalissimo, e poi è comodissima, e poi dormite in super relax, perché anche se qualcosa prendesse la via, perché a volte sapete che dormendo magari viene un momento di cicco più forte e vi bacchiate il sedere, perché io non so a voi, ma a me è capitato triliardi di volte. Cioè, questo è favoloso perché copre benissimo la zona ed è comodissimo. Non me l'aspettavo. Quando mi sono arrivata, ce li ho guardata tipo dicendo: e mo che ci faccio con questo dinosauro mastodontico? E invece la scoperta, lo spettacolo, veramente super super super. Passiamo ora, dopo la descrizione del prodotto in sé per sé, ne prendo uno più piccolo per comodità, al lavaggio. Allora, se volete e se me lo fate sapere nei commenti, vi faccio un video apposito. Io ora ve lo spiego a grandi linee e a voce. Se vi può far piacere, me lo dite e vi faccio un video apposito. Per il Sava Slip posso farvelo subito senza problemi. Per gli assorbenti invece dovrete aspettare il prossimo ciclo perché al momento non ne dispongo, ho finito quindi niente, bisogna aspettare il prossimo. Fatemi sapere, ovviamente non avrete a che fare con un video con del ciclo molto forte perché appunto io per il ciclo utilizzo la coppetta. Della coppetta non me ne sento di parlarne adesso poiché l'ho usata solo 2 volte, quindi 2 cicli. E ho troppe poche informazioni. Mi trovo molto bene, però voglio utilizzarla per almeno 4-5 mesi per potervene parlare bene. Questi qua invece li utilizzo tutti i giorni, comunque Sava Slip, quindi mi sento già tranquillamente di parlarvene. Allora, come li lavo? Il Sava Slip io semplicemente lo passo sotto l'acqua fredda, lo insapono con un po' di sapone di Marsiglia, do una sfregata, risciacquo bene, strizzo molto bene e spiano così con le mani e stendo. Molto semplicemente. Potete anche metterli a lavare in lavatrice a bassa temperatura perché le alte temperature fissano macchie e odori. E boh, semplicemente mettete la lavatrice con il resto della roba e stendete. Niente di più, niente di meno. Perché li lavo a mano? Perché è questione veramente per il Sava Slip di nemmeno 5 minuti. Io quando lo cambio, semplicemente lo passo sotto l'acqua, insaporo e stendo, strizzo e stendo, cioè ci vuole veramente 2 minuti e faccio prima che accumulare nella lavatrice e ce li ho sempre disponibili e non ne devo comprare un numero X per poterli avere sempre pronti.
ci vuole talmente tanto poco che questo per i salva slip. Per il ciclo io faccio uguale, insapono bene, faccio in modo che penetri bene per far uscire tutto il sangue e poi sciacquo bene e faccio uscire. E sciacquo molto bene, se necessario, rinsaporo di nuovo. Se ci fossero delle macchie molto grandi, molto estese, si può usare un po' di acqua ossigenata. L'acqua ossigenata, quella classica per disinfettare, non rovina i colori, ma reagisce con il sangue. Lo vedrete fare delle bollicine e poi potrete insaporare, cioè bagnare, insaporare normalmente e via, e verrà via tutto quanto. Su quelli neri non è minimamente necessario, poiché viene via tutto benissimo e probabilmente anche per il colore non si notano eventuali macchie. Su quelli bianchi, se utilizzate l'acqua ossigenata, verranno molto molto meglio perché sbiancheranno e rimarranno così assolutamente perfetti. Nel qual caso, invece, avere a che fare col ciclo, toccarlo e tutto quanto vi desse fastidio, perché so che ci sono tantissime persone che patiscono, potete prendere una bacinella di acqua fredda, immergere tutti gli assorbenti lavabili del ciclo, mi raccomando acqua fredda, li immergete, dopodiché potete metterli in lavatrice e lavarli normalmente. Alla fine del ciclo li raccogliete tutti, li mettete in lavatrice, lavate a bassa temperatura e via. In lavatrice dovrebbero venire in automatico senza problemi. Ci sono anche smacchiatori apposta delicati. Io però vi devo dire che per ora non ho avuto bisogno, a parte di un po' di acqua ossigenata per quelli bianchi, di nient'altro che di un normalissimo paletto di sapore di Marsiglia. Asciugano in tempi molto brevi. Io come salva slip prediligo quelli chiari, poiché utilizzando un anticoncezionale, alle volte se si verifica spotting devo segnarlo sull'app e quindi con un salva slip chiaro è più visibile la cosa, è più semplice da segnare, è più semplice da cioè per regolarsi, perché qui sopra una mini macchietta non si noterebbe, anche se vi ho detto che questi qua si devo stare via più tempo, li prediligo perché sono un po' più grandi o co coprono una zona maggiore, mi sento più sicura. Ma questo qua piccolino va benissimo, cioè come salva slip va benissimo. In questo momento ne sto indossando uno e non ho nessunissimo problema, mi trovo veramente bene, bene, bene. Hanno delle fantasie veramente molto, molto carine, sono molto belli da vedere, sono pratici da usare, oltretutto. Se fate un conto sul risparmio economico, poi effettivo, perché questi ho letto che durano circa 4-5 anni se tenuti con cura, immaginatevi la spesa che fareste con gli assorbenti classici. Io ho fatto un rapido conto, in nemmeno un anno mi si ripaga coppetta perché io ne ho prese due e assorbenti salva slip lavabili. Quindi cioè, in nemmeno un anno, tutto quanto. E a seconda di che assorbenti usate, in nemmeno un anno, in pochissimi mesi, vi ripagate di tutto quanto. E immaginate il quantitativo di risparmio in termini di rifiuti che ci può essere. Immaginate quante volte vi cambiate durante il ciclo. Tutto quello va nel secco, va nell'indifferenziato. Immaginate in tutta la vostra vita quanto rifiuto producete, cioè è una cosa incredibile che può essere risolta con queste cose semplicissime che si trovano dappertutto a prezzi veramente ottimi. Io nell'info box vi metterò qualche link in modo che possiate accedere a diversi siti, a diverse opzioni, in modo da poter scegliere quello che vi si confà di più. Inoltre, per le persone come me, che sono allergiche, alla colla, è una scoperta. Io non ho più avuto irritazioni, è una cosa straordinaria. Oppure, facciamo un altro esempio, moltissimi tipi di assorbenti io non posso utilizzarli, non per il discorso della colla, ma per un discorso di texture dell'assorbente. Alcuni mi causano delle irritazioni tali da portarmi via la pelle, un po' come per la colla, diciamo che il meccanismo è lo stesso. Quelli più nuovi con,
La copertura che sembra, tra virgolette, cotone o quelli di cotone mi causano meno problemi, però comunque danno un altro tipo di sensazione rispetto a questi. Questi vi sembra di non averli, vi sembra di indossare gli slip. È proprio un altro tipo di sensazione, non sentite bagnare, è proprio diverso, è proprio un'altra concezione e un altro mondo. Ora, per il ciclo in sé per sé, per il flusso in sé per sé, io preferisco, non utilizzo alcuni termini perché so già che YouTube mi censurerà questo video, sicuro mi toglierà la monetizzazione, me la tolta su quella del Nuvaren, quindi, però cerco di non utilizzarli. E per il flusso in sé per sé, per i giorni di flusso più denso, io prediligo la coppetta, ma siccome utilizzo da tanti anni l'anello, non ho alcun problema ad avere a che fare con le mie parti intime, a mettere dita, diciamo, non ho nessunissimo problema. Tante donne so che hanno questo problema. Se non avete dei problemi, io per il ciclo in sé per sé, per il flusso in sé per sé, vi consiglio la coppetta. È comodissima, guardate, è strepitosa, non vi sembra nemmeno di avere il ciclo. Mentre per quanto riguarda il salva slip, per me top dei top. E per il giorno in cui inserisco l'anello e non posso utilizzare la coppetta, con questi mi trovo divinamente. Quindi io ve li consiglio, se non vi sentite di usare la coppetta, anche per tutta la durata del ciclo, anzi del flusso. Inoltre, vi domanderete come portarli in giro. Allora, io semplicemente li ripiego, poi magari farò un video più ravvicinato, e li chiudo. E rimane un pacchettino. Questo è il modo anche per chiuderli e inserirli in una wet bag. In molti casi vi arriva con assorbente salva slip, io per esempio ne ho due. Voi le inserite nella wet bag e ve lo portate a casa. La wet bag è fatta di PUL, quindi non passerà nella borsa, non macchierà né niente, ma a parte il fatto che è già richiusi così non può uscire niente. Voi ve lo portate, ve lo filate in borsetta, arrivate a casa. E o lo lavate subito a mano o lo mettete a bagno, poi dopo finito il ciclo lavate tutto quanto. Io li tengo così anche nel cassetto, li richiudo una volta che sono belli asciutti, li richiudo e li rimetto nel cassetto molto semplicemente, così non si sporcano all'interno, non vengono a contatto con niente, rimangono belli puliti e assolutamente perfetti. Io credo di avervi detto tutto. Se avete delle domande, mi raccomando, fatele nei commenti. Se volete un video su come li lavo, lasciatemi sempre un commento. Come vi ho detto, vi farei prima quello sul lavaggio del salva slip perché li uso tutti i giorni e poi alla prima occasione vi farei quello sul lavaggio degli assorbenti. Basta che me lo scriviate nei commenti e io vedrò di attivarmi.
Se avete qualsiasi domanda, come ho detto prima, chiedete pure tranquillamente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso vi fosse piaciuto, vi chiedo di lasciarmi un pollice in su, un commento, di iscrivervi in modo da non farmi finire nel dimenticatoio di YouTube. Già mi ci faccio finire io da sola perché faccio un video ogni 100 anni, ma purtroppo in questo periodo, con mia nonna che è in casa di riposo, che non sta molto bene, non riesco a essere molto costante. Detto questo, vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao!